Good morning, this is Chef Walter and welcome to News You Can Eat. I'm at Masseria Salamina in Pezze di Greco in Puglia, where we're going to be hosting our Puglia 2020 tour in April with the Chef Walter, myself, and a great customer who's going to join us here. But with me I have the patriarch of the family, Signor Gianvincenzo. Gianvincenzo, come è iniziata, diciamo, questa storia, se vuole? Prego. Questa storia, io ho lasciato il lavoro che facevo prima e a 33 anni ho iniziato una nuova vita, pensando a quelle che erano le proprietà di famiglia, e ho voluto fare un'agricoltura diversa da quella tradizionale, per cui l'ospitalità, ho trasformato tutte quelle che erano le vecchie stalle in camere e ristoranti. Naturalmente ho voluto trasmettere questa mia passione per la terra, per il cibo, a quelli che potevano essere i miei potenziali ospiti, ma facendolo in un modo autentico, ripercorrendo quella che era la nostra storia sin da Roma, ma soprattutto come è stato determinante per la cucina italiana la scoperta dell'America, con l'introduzione di ortaggi tipo il pomodoro, la patata, i peperoni, che da noi non esistevano. Forse oggi non esisterebbe la dieta mediterranea senza la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Per cui c'è stato sin dall'inizio, secondo me, un connubio Italia-America che riguarda il cibo, ma tutta una vera e propria fratellanza. Con mia moglie abbiamo anche pensato di fare dei corsi di cucina già 30 anni fa, ma indirizzati all'utilizzo di quelli che sono i prodotti reperibili da chiunque in un supermercato, e attraverso delle semplici lavorazioni dedicare del tempo a se stessi e ai propri amici. Perché mangiare non è soltanto nutrirsi, ma è anche socializzare. Ed è una cosa molto bella dedicare agli altri del tempo. Lei ha una bellissima famiglia, io ho avuto modo di conoscerli. Alla sua destra ha una signora molto brava in cucina. Che la mia primogenita. Sì, mi complimento perché... entrambi, la signora Chiara e suo figlio Filippo, hanno acquisito la tua filosofia, se vuole, la portano avanti con grande moralità e con tanta dignità, rappresentando appunto questi terreni e questa zona. Io mi complimento. Comunque voglio ringraziarti, vuoi dire qualcos'altro agli americani? Io apprezzo loro il pragmatismo degli americani, che è un po' il pragmatismo anche di noi pugliesi, perché se noi andiamo a vedere qual è la nostra architettura del tipo del Medioevo, il romanico pugliese, è un'architettura essenziale, non ci sono fronzoli, ma cose serie, così come è tutta la civiltà della pietra di questa zona. Perfetto, la ringrazio. This is Chef Walter from Pezze di Greco in Puglia. MasseriaSalamina.it is the website. If you happen to be in this part of Puglia, stop and see them. They are lovely people. Until the next time, this is Walter. Ciao ciao.